Ero stato arrestato perché ubriaco o addormentato, credo tutte e due le cose, durante il servizio di guardia. Mi diedero 15 giorni di recinto. Prima ti prendi un bel pestaggio, stai sull'attenti e ti colpiscono. Cadi in terra e ti devi rialzare. Ti metti sull'attenti, guardi negli occhi quello che ti picchia e si va avanti per un bel pezzo. Ripeti dopo me. Les oies sauvages vers leur cri dans la nuit monte. La legione straniera ha fama di avere regole ferree, ma una dura disciplina non basta a creare lo spirito di combattimento. La paura della punizione può impedire a un uomo la fuga, ma non gli darà il coraggio. Il soldato combatte meglio quando si identifica in un gruppo. Per questo gli eserciti incoraggiano l'orgoglio di far parte di un gruppo. Première compagnie, 2 mois de service. Mon colonel. La première fois que tu as fait le 8 km, tu as mis quel temps? Je n'ai pas compris la question, ma collègue. Légionnaire Murray, 2 mois de service. Première compagnie, section de sergeant chef Minichi, à vos ordres, mon colonel. La première fois que tu prends la garde? Oui, mon colonel. Della legione tutti hanno letto, hanno sentito parlare, sanno della sua forza in combattimento. Quando arrivi per il primo addestramento, tu, a parte imparare a essere un soldato, manovrare un fucile e così via, tu vieni immerso nella tradizione della legione. Le tradizioni della legione sono celebrate nel cerimoniale della giornata di Camerun. Come in altri luoghi, in quel villaggio messicano, la legione si batté letteralmente all'ultimo sangue. Un manipolo di legionari contro forze soverchianti. Nel cofanetto portato da un veterano mutilato è contenuta la mano di legno del comandante, il capitano d'Anjou. Questa reliquia normalmente è custodita nel quartier generale. La legione ha una forte identità di gruppo. Quando il nemico è troppo forte, si è coscienti che combattere significa morire. Ma per chi sente questo tipo di vincoli, esiste un rischio peggiore: non essere all'altezza delle tradizioni del gruppo. E così si combatte fino alla morte. Per gli ufficiali britannici, la sede del reggimento è come una dimora ancestrale. In un ordinamento reggimentale, lo spirito di corpo delle unità moderne si ispira allo spirito di combattimento delle generazioni precedenti. Anche le uniformi hanno un ruolo importante nella nascita dello spirito di combattimento. L'equipaggiamento moderno è soprattutto pratico, in funzione mimetica sul campo di battaglia, ma ha anche un'importanza simbolica. Trasforma i cadetti del Sandhurst da uomini in soldati.
and its very uniformity sums up the way in which individual values are subordinate. L'uniformità della divisa è un segno della fedeltà al gruppo. Esistono elaborate uniformi da cerimonia e queste hanno un valore simbolico molto più accentuato. Le insegne definiscono la gerarchia militare. Bottoni e galloni indicano reggimenti e corpi. Questi cadetti vengono equipaggiati con uniformi da mensa che indosseranno nelle sedi dei loro reggimenti. Tutto questo stimola l'orgoglio di un soldato nella sua unità e in se stesso. Nei giorni in cui le battaglie erano combattute corpo a corpo, le uniformi servivano anche a riconoscersi, per stimolare l'orgoglio del reggimento e la sicurezza. Un teorico militare del XVIII secolo, il conte de Guibert, scrisse: «L'eroismo personale non è decisivo in battaglia, ma il valore dell'unità, lo splendore delle divise, la regolarità e la destrezza delle manovre, tutto questo dà ai singoli soldati la tranquilla sicurezza che nulla può resistere al suo particolare reggimento o battaglione». Le glorie del passato sono rievocate per edificare i soldati di oggi. Gli uomini del Gloucestershire Regiment portano un gallone sul davanti dei loro berretti e uno più piccolo dietro. Il gallone posteriore rievoca la battaglia di Alessandria in Egitto nel 1801, quando il reggimento combatté respingendo attacchi sui due fronti. Quattordici anni dopo, a Waterloo, il reggimento, chiuso nel quadrato, stava cedendo. Al grido di «Ventottesimo, ricorda l'Egitto», strinse di nuovo i ranghi. Un secolo e mezzo più tardi, combatté duramente in Corea. Il gallone speciale sul cappello ricorda ancora ai soldati che il reggimento ha una tradizione e una fama da difendere. Lo spirito del reggimento aveva molto peso, si aveva coscienza del brillante stato di servizio del corpo anche nell'affrontare disastri, come ad esempio a Salamanca nel 1812, dove aveva sopportato perdite enormi. E senza un sol giorno di riposo dalla fine del XVIII secolo, passando per successi e insuccessi, ma sempre tentando di fare il suo dovere, che tutto sommato aveva fatto bene. Ciascuno si fidava dell'altro, ci conoscevamo tutti, e uno non può deludere i suoi compagni. È la tradizione del reggimento che crea i legami del cameratismo. Questo è un incontro di pugilato tra uomini del secondo battaglione del reggimento della regina. La maggior parte degli uomini resterà nello stesso reggimento per tutto il servizio. Così la combattività è rinforzata dall'emulazione. Ogni soldato crede di appartenere al miglior plotone, della migliore compagnia, del miglior battaglione, del miglior reggimento. L'identità di reggimento contribuisce a tenere alto il morale dei soldati, ma è il rapporto più intimo tra i membri della piccola unità che forma il nucleo dello spirito di combattimento. Gli eserciti hanno sempre avuto la tendenza ad avere come base della loro organizzazione un gruppo di non più di 10 uomini che possono avere saldi legami uno con l'altro. In questa pattuglia di 4 uomini, ogni soldato conosce bene i suoi compagni, si fida di loro e sa che hanno fiducia in lui. La pattuglia di fanteria o l'equipaggio di un mezzo corazzato in guerra sono il filo tagliente della lama. Decidono l'esito della battaglia.
Lo spirito di combattimento può nascere con entusiasmo patriottico e severo addestramento ed essere rinsaldato dalla disciplina, ma è il cameratismo che gli dà la base. Mates, buddies, compagni, camaraden, copen. Molte lingue hanno una parola speciale per indicare quei compagni di un soldato per i quali il suo affetto, messo alla prova nelle battaglie, conterà più dell'amore per le donne. I legami del cameratismo, molto più che la minaccia delle punizioni o la speranza di un premio, consentono ai soldati di sopportare tensioni e disagi, parte inevitabile del loro mestiere. Oggi, alle reclute dei Marines, si insegna soprattutto a non deludere mai i compagni. Le reclute di ieri ricordano il perché. Ecco come vivevamo e come ci volevamo bene e rispettavamo a vicenda. Pregavamo uno per l'altro. Ero vicino ad alcuni di questi come lo ero ai miei fratelli. Sopportavamo le stesse pene e la stessa